grande cosa, sei sicura? 100%? Sì, alle brutte non rispondo, te l'ho detto. Ok, beato tu, eh? Sì. Ok. Sesso anale, pro o contro? La tana del ferito, oh. Ciao, Braderigno. Allora, hai mai provato attrazione verso una donna? Hai Sì. mai provato attrazione fisica verso una donna? Hai Sì. mai pensato di andare a letto con una donna? Sì, forse sì. Sì. No. L'hai mai fatto? Pensi che... Vabbè, puoi scegliere se non di non rispondere, eh? Pensi che il sesso sia sopravvalutato? Sì. Quali sono le cose più importanti in una relazione? Sincerità, comunicazione e rispetto. Ok. Staresti mai con un ragazzo più piccolo di te? Sì, non troppo più piccolo. Staresti mai con un bambino dell'asilo? No. Ti sei mai preso una cotta per una persona oggettivamente bruttina? Sì. Hai mai avuto dei litigi pesanti con qualcuno nel mondo del web? Sì. Qualcuno Hai risolto questi litigi? sì. C'è qualche persona nel web con cui hai litigato pesantemente e tuttora sei in litigio? Influente, persona influente del web? Sì, una persona che ancora è No. comunque... No? No. Ci sono più persone che ti stanno simpatiche nel mondo del web o persone che ti stanno sul cazzo? Che mi stanno sul cazzo. Statisticamente, su 10 TikToker, quanti ti stanno sul cazzo? 6. Pensi che io sia bravo a fare il mio lavoro? Pensi che tu? Pensi che io sia bravo a fare il Sì, mio sì. lavoro? Sì. Pensi che io sia un bravo ragazzo? Sì. Pensi che io sia una persona intelligente? Credo di sì, dai, sì. Beh, sì, eh. Vabbè, certe domande le diciamo. Puoi sempre non rispondere, Ok, eh? ne ho tre. Speriamo. Ti è mai capitato di pentirti dopo aver fatto sesso con qualcuno? No. Di esserti pentita? No. Ti piace qualcuno in questo momento? No. Hai qualcuno che ti potrebbe anche lontanamente interessare? Non credo. Forse, ma non credo. Questo forse è un concetto ampio? No. È un concetto ristretto? Non capisco che significhi. No, 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 da comunque. Ti manca vivere con qualcuno? Sì. Ok. Ora piccolo gioco. Scopi, sposi, ammazzi. Oddio. Tra. Valerio Mazzei, Simone Berlini, Davide Moccia. Puoi Dai, dai, sì. No, non rispondere. non rispondo. Ok. Scopi, sposi, ammazzi. Ok. Grimbaud, Jody, Don Medley. Dai, basta, le persone che conosciamo, che conosco, no. Vabbè, scopi, sposi, ammazzi. Tra Pippo Franco, Carlo Conti o Baglioni. Sposo Baglioni, così mi dedica alle canzoni. Gli Pippo altri due non li... Pippo Franco. Franco e Carlo Conti. Pippo Franco lo ammazzo. Comunque credo sia morto, tra l'altro, vediamo. No, 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 non lo so, ti forse. prego, no. No, no, è vivo, è Ok. vivo. 81 anni, minchia. È vivo, è vivo. Bene. E Carlo Conti. E Carlo Conti, sì. Ok. Scopi, sposi, ammazzi. Ok. Tra.
Grimbaud, un pesce e Dai, una tartaruga. basta! No, dai, basta. Dai, No. beh, ma dai, è facile la scelta, cioè, spero. No. Allora, devi scegliere tra queste tre persone, migliore amica, la uccidi, l'ammazzi. La uccidi, la ammazzi. Cioè, allora, migliore amica, la uccidi, no, allora, potrebbe essere la tua migliore amica. Ti ispira amicizia? Non ti ispira amicizia. Ok. Tra allora, tra Gaia Clerici, Giulia Paglianiti e Alessia Lanza. Qua era migliore amica, mi ispira amicizia, non mi ispira amicizia. Non lo so, vabbè, Giulia chiaramente è mia amica. Quindi Giulia è migliore amica perché è mia amica. Gaia Clerici mi ispira amicizia, l'ho conosciuta anche, ma anche Alessia Lanza mi ispira amicizia. Paculata. no, però forse conosco meglio Gaia. Quindi facciamo. Gaia conosci meglio? Sì, a Los Angeles l'ho vista. No, Conosci meglio rispetto a Giulia? Ah. rispetto a Alessia Lanza. Cioè, ho parlato molto di più con Gaia che con Alessia Lanza. Quindi. Logicamente facciamo Giulia migliore amica, Gaia mi ispira amicizia e non è vero che Alessia non mi ispira amicizia, però è Però l'unica. No, Rosalba odia Alessia Lanza, eh? zero, anzi, no. E secondo te ci sono delle ragazze su TikTok che sono sopravvalutate a livello di bellezza? Ciao Rosalba, sei bellissima. Grazie. Sì, però non puoi dirlo in realtà perché è una cosa talmente soggettiva. Che magari tu trovi bella una persona che io non trovo bella. Quindi magari è sopravvalutata per me qualcuno, però non in generale, Pensi che tu pensi di essere da 1 a 10 quanto ti vedi bella? ecco. 7,5-8. 7,5-8. E Alessia Lanza che voto le daresti? 7,5-8. Quindi tu ti vedi bella come Alessia Lanza? No, siamo due persone totalmente diverse. Ma? Niente. Tu pensi che io sia una merdaccia? No. Tre mesi si spera in almeno un ringraziamento stupido. Grazie, Scam Peppe. Ormai ha cambiato nome in Scam perché. C'è una parte del tuo corpo che cambieresti? L'altezza. Forse basta. Forse Forse basta? sì. Sì, forse l'altezza. Mi piacerebbe essere un po' più alta. Sì. Ok. Sì. Preferiresti 20 cm in più di altezza o 20 cm in meno? Ma scusami, se ti ho appena detto che potrebbe essere più alta. Preferiresti 1 cm in. Preferiresti 40 cm in più di altezza o 40 cm in meno? Ma che cazzo di domanda è, dai? Preferiresti essere 1,80 m o 1,50 m? Forse un 80. 1,90 m, 1,50 m? 1,50 m. 1,40 m, 1,90 m? Boh, non so. 1,40 m, dai, ti tacchi. È poco proprio. Vabbè, ti tacchi, cioè 1,90 m, minchia, una donna di 1,40 m. 1,90 m non l'ho mai Vabbè, vista. bello essere alti però. Sì, bella essere alta, però sarebbe alta come me. Cioè, immaginati, cioè, Non lo grande so. rispetto per tutte le donne 1,90 m, eh. Cioè, grande rispetto. Sono ormai da mesi che non vengo Hai mai nelle alzato le mie mani a case. qualcuno? No. Permetti che Rosalba Ti hanno mai ringrazi. pestata? Pensi No. che una persona riuscirebbe a picchiarti? Può essere, sì. Se facessimo uno Un contro uno, io contro di ringraziamento te, chi ufficiale per il vincerebbe? sesto mese. Io. Come Ah. da. Ah. C'è uno sport che ti piace? No, da praticare no. No. Rosalba ringrazia tu le sub al posto di prima. Grazie Alexiel, grazie Travis Scott. Grazie. Non sento le iad. No, Non le tranquillo, sento. non so, lo so. Secondo te ci sono dei. Hai mai fatto la finta amica con qualcuno?
Finta mica no, però ho fatto finta tipo. Sì. 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 Tu pensi di essere una persona falsa? Pensi No. di essere una persona vera? Sì. Cos'è cambiato di te negli ultimi 2 anni? Cioè, cos'è cambiato? Cos'è che ha la Rosa Maria adesso che 2 anni fa non aveva? È molta più, come dire, sono più responsabile, riesco più a gestirmi, a gestire le emozioni e migliorata in generale. Ok. Ti dico una cosa di un ragazzo, di dirmi da 1 a 10 quanto vale. Ok. Il colore degli occhi. L'altezza. 3, 1, 3. Veramente? Sì. Preferiresti stare con un ragazzo 1,90 m o 1,70 Boh, non ha differenza. m? Indifferente? Sì. Proprio non è un valore aggiunto per te l'altezza? Ho No. capito. E preferisci i capelli biondi o i capelli mori? Sì, Forse capelli lunghi o corti? Pensi mori. Ti amo non ha Rosanna. differenza. Che io dovrei tagliarmi i capelli? Dici No. di no? No. Dovrei farmeli crescere ancora più lunghi? Quindi No, così vanno bene, secondo me. dovrei tagliarli per farli rimanere così ogni tanto. Pensi che io stia bene col cappellino? Sì. Dai, ma che domande di merda sono? Domande, cioè, è il gioco che stiamo facendo. È normale. Cioè, tu hai una crush per i coreani? Che vuol dire una crush per un'intera popolazione, no? No, No. però ti piacciono i coreani? Mi piacciono i BTS, mi piace il K-pop, ma non è che mi piacciono tutti i coreani. Ti piacerebbe fare piercing? No. Preferisci il ragazzo secco o palestrato? Secco. Non mi piace tanto il fisico palestrato. Quanto conta il naso su un uomo? Non troppo. Potrebbe anche non avercelo e avere due Sì, buchini su attaccati sì, al viso. sì. Torneresti con un tuo ex? No. No? No. Pensi che la minestra riscaldata non sia mai buona? No, penso che se ti lasci con una persona c'è un motivo e quindi per questo non ritornerei con una persona con la quale mi sono lasciata. Sei mai stata lasciata tu? No. Pensi di essere forte dopo aver detto questa frase? No, hai Ti fatto una domanda e ti ho vanti? risposto no, zero. Hai mai pianto per un ragazzo? Sì. Hai mai pianto per del dolore? Del dolore? Fisico. Sì. Sì. Sì, io sono molto drammatica, quindi sì. Una volta ho sbattuto tipo il mignolo al coso della porta, ho pianto. Hai mai skippato il leg day? In Che cosa vuol dire? palestra. Sì, non vado in palestra. Ciao. No, domande. Cioè, non voglio esagerare con le domande, ovviamente, Rosso. Cosa? Non voglio esagerare con le No, domande. tranquillo. Tanto se non voglio rispondere te lo dico e non Sei rispondo. sicura? Sì. Veramente? Sì. Te ti dico non Posso. rispondo e non rispondo, vai. Ehi, Rosso, voglio dirti che la tua canzone Bubble Tea mi ha letteralmente salvato la vita, non sto scherzando. Grazie a te mi sono rialzato e so che in questo momento hai altro in mente, la moda e tutto il resto, ma ti prego mi inginocchio, ritorna anche X1 Song. Grazie. Posso fare quella domanda che voglio? Sei Sì. sicura? Sì, alle 100%? brutte non rispondo, te l'ho detto. Ok, beato tu, eh? Sì. Ok. Sesso anale, pro o contro? Non rispondo. Madonna, No, però, eh. vabbè, era per capire. Cioè, per capire che tipo di. Hai detto tu, fai quello che vuoi. Vabbè, se non rispondo, non rispondo. Giusto, giusto, giusto. Nel dubbio, però. O contro. Non rispondi, scusami. Ogni tanto svago. Pensi che Alessandro Bigatti, in arte Don Medellin. Ah, Bene. ok. Alessandro, pensi sia un bel ragazzo? Dai, Sì. sì. Dai sì o sì? Pensi Sì. sia più bello lui o un prosciutto? Io non mangio carne. Ah, è vero.
Se pensi a un animale che sta male, stai male? Sì, sono triste. Pensi che i cani valgano più degli esseri umani? Uguale. C'è qualche essere umano che hai pa mai paragonato a un cane o un animale in generale? In che senso? Qualche essere umano che ti sembra talmente animalesco da essere definito animale? Non ho capito la domanda. Nemmeno Cioè, io. non ha Grazie senso. tanto. Hai mai bestemmiato? Grazie. Sì. Sì, Veramente? Vorresti purtroppo sì. ripeterla ora? No. No. Hai mai avuto paura di fallire sul mondo del web? Nel mondo del web? Sì, perché comunque entri in quell'ottica vuoi o non vuoi quando entri in questo mondo. Però alla fine non è il mio obiettivo finale nella vita, quindi adesso sono molto più in chill, cioè come va, va, capito? Però magari in passato sì. Ci Cosa ne pensi dei pronomi? sta. Cioè nel senso, se io voglio identificarmi con un altro genere o in nessuno, o... Ci sta. Pensi che se io non volessi fare sesso con una ragazza trans, sarei considerato transfobico? Allora, questo è un discorso molto particolare. Ampio. Secondo me sì, perché comunque se una ragazza trans è una ragazza, cioè, capito? Una ragazza trans è una ragazza. Quindi sì, cioè, se tu volevi fare sesso con quella persona e non te ne saresti accorto. E se invece non lo voglio fare perché me ne accorgo? Come te ne accorgi? Che magari riconosco una vagina ricostruita rispetto a una vagina naturale? È solo per quello? Cioè, Se a me fa. io non lo so come è fatta, non lo so se si riconosce o meno, però secondo me non te, cioè Non te ne non riconosce. accorgi? Cioè, Secondo me una vagina ricostruita non ti accorgi rispetto a una vagina no. Secondo naturale? me no, però non l'ho mai vista. Però secondo me no. Da quel che Ok, so, mettiamo il no. caso che me ne accorgo. Cioè, mi rendo conto che. Ma scusami, se eri attratto da quella persona fino a 30 secondi prima, cos'è che non ti attrae più di quella persona poi? Perché? Il fatto che abbia magari la vagina ricostruita. Perché ho i miei gusti. Ma è comunque una vagina. Ma scusami. Cioè, facciamo finta che tu sei fan del quadro della Monna Lisa. Beh, ma che discorso. Dai, basta, chiudiamo il discorso qui. Basta, non mi va di parlare di queste cose, sono molto delicate. Io la penso così. No. Pensi che un uomo con il micropene sia una merda? Poverino, no, che cazzo si può fare? Ok. Quali sono secondo te le cose più. I gesti o le cose che sono più attraenti in un uomo? Cioè delle piccole cose che ti piacciono particolarmente? Piccole cose. Non lo so. Non lo so. Non ci sono delle cose piccole che ti è capitato di Non pensare, che carino, specifiche. sta roba mi è piaciuta. No, non saprei dirti. Cioè, tipo l'uomo che Anche magari è galante con te, ti fa sentire, ti perché. fa Sì, è una cosa sedere. carina, però non saprei dirti adesso quali sono le piccole cose che faccio. Oddio, che carino. Se un uomo ti regala un mazzo di fiori, aumenta i punti Sì. che. Sì. Sì? Veramente? Sì. Se ti risponde dopo ora i messaggi? Perché Diminuisce. dite tutti così, ma poi state sempre con gli stessi? No, Io? In che in senso? generale. Che vuol dire? Non so, noto che tutti rispondono così, ma poi alla fine non è mai la realtà. Ma per me la realtà è come? Io sono stata con una persona che era così. Quindi. Sono convinto. Le dimensioni contano? No. Qual è il tuo animale preferito? Gatto. Ti senti più un gatto o un cane? Gatto. Ti senti più un gatto o uno struzzo? Gatto. Mangeresti mai un coniglio al forno? Non mangio carne. Ma non mangi carne perché hai paura del maiale che soffre? Non mangio carne perché per me la vita degli animali conta come quella di un essere vivente, perché sono esseri viventi, Hai mai e pestato quindi una no. formica per sbaglio? Sì, Hai chiesto probabilmente sì. scusa? No, perché ormai è morta. Che gli chiedi scusa. Perché non fai lo stesso discorso con il maiale dopo averlo ucciso, È un mangiato, po' e diversa la eruttato anche? formica da un maiale. Poi comunque cerco di non. Cioè,
uccidere le formiche. Cioè, non è che faccio, ah, formiche di merda, le uccido. Però comunque è un po' diverso un maiale da una formica. Secondo te il valore che ha un maiale è lo stesso valore che ha un cane? Sì. Quindi secondo te se uno mangia un maiale o mangia un cane è uguale? Cioè se uno dice mangio i cani ma non i maiali, o mangio i maiali ma non i cani, è uguale? Aspetta, scusa. Paradossalmente sì. Cioè magari non lo è perché la nostra società, per la nostra cultura, perché magari ci sono culture che mangiano i cani, non lo so, può essere. Sì. Per la nostra cultura non è accettabile mangiare i cani perché li vediamo come animali da compagnia. Però comunque è un po' la stessa roba, capito? Hai mai provato droghe pesanti? No. Ho paurissima. O mai? Ho voluto provarle? No, perché mi fa proprio paura il concetto di assumere qualche droga pesante che non mi faccia essere me stessa, che non mi faccia avere il controllo sulle mie azioni. È quello che mi spaventa. Hai mai sboccato dopo aver bevuto fino a vomitarti, sì, in bocca e soffocare? No, in bocca e soffocare no. Vomitato per aver bevuto, sì. Te? Sì. Di recente? Sì. Senti in colpa? No. Ti manca qualcuno nella tua vita? Qual è la prima persona che ha pensato ora che ti ho fatto questa domanda? I miei genitori. Oh. Bello. Perché non li vedo mai. Bello. Dopo quanto puoi capire di essere interessata a un ragazzo? Cioè, io non so risponderti a queste domande perché in questo momento della mia vita non... Capito, cioè 22 anni, avrei un'esperienza precedente tale da quando poter... Allora, il mio problema è che con le persone io o divento ossessionata tantissimo subito oppure ci metto magari tanto proprio a capirlo. Sì? Sì. E ti è mai capitato di capirlo dopo tanto? Che io ricordi no. Tutti i tuoi ex sono stati attrazione a prima vista? Abbastanza. Sì? Sì. O caria. Ah? Non lo so. Ho una maschera di pelle sopra il viso che mi culla, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Una maschera di pelle sopra il viso che mi culla, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Da ballare. Ho paura della fame.